del cantiere dell'Abbazia di Sant'Eutizio è un tassello luminoso che viene ad aggiungersi al mosaico della ricostruzione già in atto in questi mesi, da qualche anno e particolarmente in questo tempo più vicino a noi. Questo complesso abbaziale racconta una storia preziosa di fede, di cultura, di arte, e il suo recupero diventa un messaggio di speranza e di fiducia per tutti coloro che a 6 anni dal sisma devono ancora affrontare la fatica di ricominciare e di ritrovare una vita dignitosa e sicura. Dunque mi piace sottolineare particolarmente il significato importante di questo momento. Il tempo atmosferico sembra contrario, ma abbiamo fiducia, e i tecnici ce l'hanno garantito, che anche nel periodo invernale i lavori potranno procedere in maniera da guardare alla primavera già con una buona parte dei lavori preparatori realizzati. Stare in un cantiere mi offre l'occasione di unirmi cordialmente, direi, all'appello già espresso da diversi enti rivolto al Governo nazionale circa la presenza e l'azione del commissario straordinario Giovanni Lignini e della struttura commissariale. Abbiamo lavorato in questi anni con il commissario Lignini con grande intesa, con grande efficienza, abbiamo trovato ascolto, accoglienza, soluzione di tutti i problemi che abbiamo presentato. Le voci che circolano in queste ultime settimane circa un rinnovo, una sostituzione nella struttura commissariale ci preoccupano grandemente. L'appello è che, superando interessi di parte, interessi politici, si guardi al bene di queste popolazioni, si guardi al lavoro compiuto e a quello che è in programma. Credo che questo deve essere il criterio prioritario rispetto a tutte altre considerazioni, per cui unisco ben volentieri la mia alle altre voci, chiedendo al governo di guardare unicamente al bene di queste popolazioni. Non posso che rallegrarmi perché finalmente la speranza ha raggiunto l'inizio dei lavori. Io dico una cosa soltanto, chiedo l'intercessione di Sant'Eutizio e Santo Spesse e San Fiorenzo, ma soprattutto di tutti gli abati e di tutti i monaci che in questa chiesa, in questa abbazia hanno vissuto e hanno lodato il Signore, hanno lavorato sul territorio per renderlo non solo un territorio cristiano, ma un territorio dove la cultura, la civiltà, l'agricoltura si è sviluppata. Chiedo a loro di intercedere perché i lavori procedano spediti e raggiungano in breve tempo, si diceva 3 anni, gli obiettivi che il progetto si prefigge. I lavori cominceranno dalla parte absidale, no? Poiché la parte anteriore è ancora in fase di pericolo, no? Perché sta sotto la rupe, quindi dovrà cominciare dopo. Per cui i primi lavori saranno quelli di, oltre all'allestimento del cantiere, di smontaggio della copertura dall'alto, perché il danno principale è sulla zona absidale, no? Sulla volta, e quindi dobbiamo cominciare il lavoro dall'alto per poter poi rendere in sicurezza l'area sottostante. Dopodiché, meteo permettendo, quindi si comincerà il prima possibile, dopodiché si scenderà in basso fino alla cripta, e poi quando si potrà quindi accedere anche in sicurezza alla parte antistante, verranno consolidate le murature e verrà ricostruita la facciata della chiesa. Al termine di questo, un altro intervento importante è quello di eseguire un consolidamento fondale, perché la chiesa ha avuto un grosso cedimento verso valle, essendo poggiata su un terrapieno antropico, e quindi quando l'area sarà in sicurezza e libera si farà tutta una sottofondazione profonda sul lato di valle, dal chiostro interno fino alla zona absidale d'ingresso. Per cui l'organizzazione e l'impegno che stiamo mettendo è proprio di cercare di partire con tutta il cantiere dell'abbazia per poter lavorare in armonia, in maniera omogenea, e quindi restituire, si spera, insomma, il nostro programma è di restituire l'intera abbazia in circa 3 anni, a partire da oggi, che finalmente
è l'inizio dei lavori del primo corpo dell'abbazia, cioè la chiesa. E le aziende che eseguiranno il lavoro sono la Cesa e la Tecnostrade, sono due aziende ombre, perché c'era la volontà proprio di creare un pool di imprese del territorio che potevano rappresentare e operare in un momento di così grande importanza. Le fasi principali in cui operiamo sono gli interventi sull'abside e incominciamo, ci avvantaggiamo le operazioni di ricostruzione, di riassemblaggio del rosone e della facciata. E si farà un'operazione da anastilosi in cui la ricostruzione uno a uno, utilizzando la documentazione degli archivi già presente nel progetto, in modo che verrà ricostruita la facciata dove era com'era.